Alessandro Sansoni, vorrei rivolgere una domanda a Marco Pipino, tesoriere e responsabile anche dei progetti di formazione politica. Come Vox si pone su questa scena della proposta politica e soprattutto del fatto che in questo momento dove appunto ognuno è se stesso, la vita di comunità non esiste quasi più, come si fa a reggere un partito anche dal punto di vista economico? Quindi se una volta si poteva dire prima un vivere dei non filosofari, adesso invece bisogna fare tutte e due le cose insieme, no? Per sopravvivere. Grazie a tutti voi e grazie ovviamente all'amico Mario Gallo che ci ospita, e questa peraltro è la mia città natale, che amo in modo particolare. Ecco, innanzitutto vorrei chiarire una cosa. Nella mia veste di tesoriere del partito, ciò che mi preme chiarire è che qui tesori non ce ne sono. Ma non ce ne sono nel senso che dietro Vox, come noto, non ci sono i Berlusconi o i De Benedetti, e devo dire che non ne sentiamo nemmeno tanto la mancanza. Dietro Vox, come ho già avuto modo di spiegare nell'Assemblea Costituente di Roma, c'è una sola cosa, cioè la sola forza del pensiero. Ecco, se vogliamo, questo è il nostro vero tesoro, questo è il tesoro di Vox. È la forza del pensiero da un lato e tutti voi dall'altro. E devo dire che proprio grazie a voi e alla vostra passione, alla vostra generosità, in questi primi mesi di vita, direi che Vox si sta più che dignitosamente autofinanziando. Il progetto territoriale con lo sviluppo dei circoli in ogni regione d'Italia sta via via garantendo al partito tutte quelle necessarie risorse per l'organizzazione delle sue attività, a partire dalla comunicazione. Avrete notato che il sito, la piattaforma web, è in continua implementazione. Oltre alla comunicazione, ulteriore caposaldo del progetto politico di Vox è la formazione. E come sapete abbiamo individuato nel professor Mauro Scardovelli e nella sua università popolare, Unialef, un partner direi prestigioso con il quale andare a progettare l'intera partita formativa. Lo statuto provvisorio di Vox, come saprete, prevede l'assunzione da parte di tutti coloro che vorranno candidarsi di un vero e proprio impegno etico formativo. E la formazione che andremo a progettare è una formazione a 360 gradi. È innanzitutto una formazione di base personale, e parliamo del cosiddetto counseling di cui Mauro Scardovelli è maestro indiscusso, direi. Ecco, proprio in questo primo filone formativo andrà a incardinarsi il primo seminario sperimentale che si svolgerà nel mese di marzo ad Armeno in provincia di Novara, proprio in collaborazione con l'Università Popolare Unialef di Mario Scardovelli. Ma quando parliamo di formazione, parliamo anche di formazione tecnica. Quindi dovremmo essere in grado di mettere in condizioni tutti i nostri amministratori locali, i nostri candidati alle elezioni comunali, regionali, alle elezioni politiche, di essere, diciamo, in possesso di un'adeguata formazione tecnica. E questa, la formazione tecnica, si potrà garantire anche attraverso il cosiddetto sistema dell'e-learning, attraverso la piattaforma web. E infine, naturalmente, quando parliamo di formazione, e questo è un filone formativo che particolarmente sta a cuore a tutti noi, ma in modo, diciamo, particolare al nostro presidente Francesco Toscano, quando parliamo di formazione politica parliamo di
formazione politico-ideologica. Ecco, e qui ovviamente vedremo in Diego il nostro primo maestro. Ecco, ricordiamo, ragazzi e ragazze, consentitemi di chiamarvi così, che se ci troviamo qui è in gran parte merito di questo coraggioso ragazzo e della straordinaria forza del suo pensiero. E prima di ringraziarvi e di salutarvi, è doveroso un appello per tutti coloro che non fossero riusciti all'ingresso: passate dai nostri volontari che vi aspettano a braccia aperte per il vostro generoso contributo, che è di vitale importanza per tutti noi. Grazie di cuore, viva Vox Italia!